Bene, buonasera a tutti i presenti e anche ai collegati che lo saranno. Diamo ufficiale apertura del convegno annuale della Fondazione Luce Cristiana in collaborazione con il Centro Culturale di Milano, che rappresento e svolgo qui nella nostra sede vicino al Duomo questo momento di importante e atteso di lavoro. È il 24esimo appuntamento e ogni anno si rintraccia un tema importante, profondo, che costituisca uno sviluppo per la vita della persona, della cultura, della convivenza. Quest'anno il tema che si è individuato è cruciale ed è persona, società, Stato, leggo, il sottotitolo dall'est all'ovest in ascolto di esperienze inattese che ridicono l'io. Certamente questi tre termini, persona, società e Stato, indicano gli aspetti principali e collegati tra loro che intuiamo bene stanno toccando moltissimo questo periodo, questo anno, e diciamo anche da più indietro, ma che si sono come acuiti anche con la interruzione della vita pubblica, con delle regole da condividere nuove, quindi delle situazioni inattese da reinventare insieme. Se questo è il titolo, il tema di sottofondo è certamente quello della libertà alla quale si intende puntare. Il tema della libertà, appunto, inteso, vissuto in un senso ampio, capace di quindi di condividere, di sopportare e di portare insieme diverse situazioni, o invece una libertà come indica anche il comunicato stampa della Fondazione Luce Cristiana, sottolineava Ratzinger in questo modo, come una possibilità di fare quello che si vuole e di non essere costretti a fare ciò che non si vuole. C'è una curiosa vicinanza che, come dire, avvicina tutte le distanze geopolitiche e, diciamo, connette molte culture e comportamenti nazionali, statuali, di vita sociale del mondo, che è appunto quello di avvicinarsi a questa percezione della libertà come anzitutto qualcosa di individuale che mi deve consentire sostanzialmente di non avere troppi scossoni, di non avere troppe responsabilità. E questo ci interpella, ci ha interpellato molto, perché invece in questo tempo, ma anche in situazioni diverse, situazioni di guerra, di fatica, di regimi autoritari, esperienze di libertà positiva, propositiva, aggregatrice, profonda, si incontrano, si conoscono e si mettono in rete. Se l'anno scorso ci siamo chiesti il tema della persona e della rete, della comunicazione, quest'anno ecco vorremmo riflettere sul tema della libertà nel suo legame nella persona, nel suo legame tra le persone, la convivenza, e nella concezione di un vivere comune che di fatto viene espressa in ciò che chiamiamo Stato, in ciò che chiamiamo libertà. Quindi spostare un po' l'attenzione dalla geopolitica, da discorsi che rischiano una certa astrazione, e guardare la società civile. Questi passaggi avverranno in tre sessioni. Questa sera c'è la prima, molto importante, perché fissa il tema, lo introduco, poi lascio immediatamente la parola a padre Francesco Braschi, presidente della Fondazione Luce Cristiana, il tema della memoria. Questa sera il tema della memoria non è tanto quello di aver memoria di una concezione della libertà che ci hanno consegnato i padri e le storie. Quando parlo al plurale di storie e di culture, perché siamo collegati e saremo collegati con relatori da ogni parte dell'est, dell'ovest e del Mediterraneo. Quindi si è come allargato il bacino di attenzione su questo tema. Tema della memoria, quanto da cosa veniamo, che cosa abbiamo vissuto di così importante
per indicarci qualcosa per il presente. E qui vorrei risottolineare molto velocemente ancora il distacco che c'è tra l'Occidente, l'Est, il Medio Oriente e altre zone che convivono con certe tradizioni. Perché il rischio che si può correre è proprio quello di, come dire, dimenticare e non individuare la forza effettiva che esperienze ci possono trasmettere oggi. E dunque vedremo queste esperienze questa sera. Ma adesso facciamo uno stacco, prima di partire con i nostri interventi, con l'accoglienza che ha avuto e che ha questo convegno da parte di diverse autorità. Padre Francesco. Grazie Camillo, grazie anche a tutti voi che siete presenti in sala. E vorrei innanzitutto salutare Padre Gabriele e Padre Mina, che sono rappresentanti della comunità copta ortodossa di Milano. Al convegno dell'anno scorso c'era stata anche una relazione di una appartenente a questa comunità, e quindi la loro presenza è segno comunque di una continuità di attenzione reciproca e di stima reciproca. I messaggi che abbiamo ricevuto non sono semplicemente una questione di circostanza, proprio perché il primo messaggio che voglio citarvi, che ha sorpreso anche noi, è un telegramma che ci è arrivato da Papa Francesco a firma del Cardinal Parolin. E dice così il telegramma: il Sommo Pontefice, spiritualmente presente, rivolge il suo cordiale saluto ed esprime apprezzamento per l'iniziativa, che intende riflettere sul valore del singolo in un rapporto costruttivo con la società civile per ripensare e ridefinire l'io in continua apertura verso il noi, con il desiderio di proporre modelli che superino aspetti e atteggiamenti di chiusura che sono caratteristici sia delle società occidentali sia di quelle post-sovietiche. Papa Francesco, mentre chiede di continuare a pregare per lui, per intercessione della Santa Madre di Dio, di cuore invia a lei, ai collaboratori e a tutti i presenti, la desiderata benedizione apostolica, dal Vaticano, 5 novembre 2021. Ecco, Papa Francesco, che noi ringraziamo veramente di cuore per questo saluto che ha voluto inviarci e per la sua benedizione, ci ricorda come riflettere sul valore del singolo sia anche riconoscere che la persona, l'io, è fatto per essere in continua apertura verso il noi. E così individua un tema fondamentale per il nostro convegno. Arriveremo a svilupparlo nelle tre sessioni, ma coglie veramente il segno quando dice: il desiderio di questa riflessione, che non è appunto puramente astratta o filosofica, è quello di proporre dei modelli che superino aspetti e atteggiamenti di chiusura, che pure si ritrovano a diverse latitudini. Infatti il nostro convegno presenterà sia degli interventi di taglio più fondamentale, sia delle narrazioni di testimonianze, di esperienze di vita che in Italia e in altri paesi dell'est, ma non solo, avremo anche un collegamento dalla un'oasi dell'entroterra algerino, per esempio, ci faranno vedere questi tentativi e questi modelli. Sua Eccellenza Monsignor Delpini, l'Arcivescovo di Milano, anch'egli ci ha mandato un messaggio di saluto dove dice: siamo inquieti di domande, siamo sorpresi dagli incontri, siamo appesantiti dalla storia e siamo affascinati dalle sfide. Siamo leggeri per volare come coloro che hanno speranza e siamo operosi nel costruire come coloro che hanno una missione. Siamo un popolo in cammino. Nessuno può comprendere e realizzare se stesso in una astratta solitudine senza legami. Incominciamo a capire e stupire del nostro essere uomini e donne quando ci riconosciamo immersi in molti rapporti che segnano fin dalla nascita il nostro esserci. E Sua Eccellenza Gintaras Grušas, che è l'arcivescovo di Vilnius, ma anche il presidente della Conferenza Episcopale Europea, ci ricorda che il nostro incontro sarà fruttuoso se potrà rispecchiare la verità sulla libertà dell'uomo, che ha sempre bisogno di essere custodita e approfondita
anche nell'attuale periodo di emergenza sanitaria. È un messaggio che ci è particolarmente caro perché viene da un amico che da tanti anni segue la vicenda di Russa Cristiana, è il messaggio di Monsignor Paolo Pezzi, arcivescovo cattolico della diocesi della Madre di Dio a Mosca. E Monsignor Pezzi ci scrive: ascoltare esperienze che riannunciano Dio, la persona, come protagonista della società e dello Stato, mi sembra già una concreta opportunità di sostenere l'umano, che come viole di speranza sbuca dal tappeto di foglie secche in cui ci troviamo. E continua. Parlare della persona, di esperienze inattese di società e di Stato, significa domandarsi perché cosa ci siano la società e lo Stato e perché cosa ci siano date. In altre parole, si tratta di rendersi conto del senso della vita, di ciò che dà senso alla persona, alla società, cosa rende un'esperienza veramente attraente. E dice Václav Havel, il famoso dissidente e poi presidente della Repubblica Ceca, scriveva che convivere con questa domanda sul significato della vita, sul valore della persona e della società, non significa niente di più che rispondervi continuamente, o piuttosto essere in una forma di relazione vivente col significato. Perché il senso della vita non è un punto alla fine della vita, ma l'inizio di una esperienza più profonda della vita. Essere quotidianamente in contatto con questo mistero ci rende autenticamente umani. E augura Monsignor Pezzi, auguro a lei, agli organizzatori e ai partecipanti di poter uscire da questo convegno cambiati, con una umanità accresciuta. Anche il Vescovo di Bergamo ci ha inviato il suo saluto e ci ricorda che questo convegno pone una domanda anche al nostro essere Chiesa, come una Chiesa capace di servire la vita là dove la vita accade, in un clima di fraternità, ospitalità e prossimità. E da ultimo, l'ultimo messaggio che cito è di padre Bernard Ardurat, è il presidente della Pontificio Comitato di Scienze Storiche, e lui ci ricorda che dal recupero fecondo della memoria, che previene dalle patologie individualistiche dell'autoreferenzialità, le nostre riflessioni muoveranno verso una nuova lettura, sia personale sia comunitaria, del concetto e della prassi di libertà, che diventa vera nel dialogo comprensivo e nel servizio operativo dei fratelli e delle sorelle. Ecco, mi sembra che questi messaggi, come vi dicevo, tutt'altro che di semplice circostanza, ci fanno capire che il lavoro che faremo in questi due giorni è un lavoro che viene atteso anche nei suoi risultati. E viene atteso tanto in risultati individuali per ciascuno di noi che partecipa a questo convegno, quanto in risultati che possano poi essere di aiuto al cammino di tutte le chiese, della Chiesa Cattolica, ma non solo. E questo è il desiderio che anima anche noi, per cui grati a quanti ci hanno inviato la loro benedizione, la loro partecipazione, volentieri adesso possiamo entrare nel vivo dei nostri lavori. Ecco, allora possiamo come primo intervento collegarci con Mosca, con il professor Nicolai Eplé, storico e saggista, benvenuto, che interverrà appunto apre questa sessione dedicata al recupero di una memoria che ci liberi dalla autoreferenzialità, quindi allarghi, come abbiamo ascoltato che dai saluti ricevuti, questa profondità della persona e del legame profondo. Parlerà del tema tra vendetta e oblio, il perdono come metodo per affrontare il difficile passato in vista del futuro. Благодарю за возможность участвовать в конференции. Я a questa conferenza e il titolo della mia relazione è Tra vendetta e dimenticanza. Il fenomeno del perdono come criterio della qualità del lavoro con un passato difficile. Come titolo del mio intervento
sto riprendendo la relazione di due studiosi, Bobrovsky e Dimitrovsky, che sono stati pubblicati in Russia quest'anno e sono stati dedicati ai meccanismi giudiziari ed extragiudiziari di superamento delle conseguenze dell'impunità sistemica dei crimini in Russia e URSS. Lo spazio tra la vendetta e la dimenticanza tradizionalmente viene occupato dal tribunale, dal processo e dalla qualificazione giuridica del crimine in quanto crimine. Io voglio parlare del fatto che in realtà lo spazio tra la vendetta e la dimenticanza, molto più che al diritto, appartiene al perdono e che questo vale la pena di ricordarlo per tutta una serie di motivi. In primo luogo, proprio il perdono di solito, in pratica, costituisce il sostituto della giustizia. Sì, il tribunale, il processo tradizionalmente viene associato al ripristino della giustizia attraverso la punizione dei criminali, però di fatto l'esperienza della maggior parte dei paesi che hanno conosciuto violazioni massicce e sistemiche dei diritti umani mostra che l'insieme di misure denominate giustizia punitiva in questi casi di regola non funziona. Qualcosa di simile al processo di Norimberga in genere è impossibile o estremamente difficoltoso politicamente. Inoltre è impossibile mettere in galera tutti i colpevoli. Spesso ormai si è perso tempo ed è diventato troppo tardi. Quest'ultimo caso effettivamente è il caso del terrore staliniano, per esempio la repressione staliniana in Russia. Nella prassi, di fatto, la maggior parte dei paesi che tentano di fare qualcosa nei confronti del proprio passato criminale agisce non nell'ambito della giustizia punitiva, ma nell'ambito della giustizia riparativa. Il principio fondamentale su cui si basa la logica della giustizia riparativa è il principio, il meccanismo del perdono. È un perdono interpersonale, è una logica che di cui si avvale l'istituto di giustizia di transizione. E ci sono vari esempi di questo tipo di uso del perdono e non vale la pena di prestarvi attenzione, di soffermarci, diciamo. In secondo luogo, come appare chiaro dai nomi del più diffuso istituto di giustizia e transizione, Truth and Reconciliation Commission, la verità è una commissione che lavora nei paesi che passano dalla dittatura alla democrazia in tutto il mondo, che sono passati negli anni 70-80 del XX secolo. E da questa denominazione risulta chiaro, truth, la verità, è importante non soltanto in quanto tale, ma proprio come condizione della reconciliation, cioè della riconciliazione. Processi e tribunali sono importanti non in sé, ma come condizione per cui una società divisa dai crimini possa continuare ad esistere in futuro come un'unità integra. E il perdono è il principio, il meccanismo, la chiave, diciamo, di questa riconciliazione. Il terzo, e forse questa è la cosa più importante, proprio il perdono mostra il metodo che ci permette di risolvere un serio e tutt'altro che semplice dilemma, che non trova soluzione nell'ambito degli studi sulla memoria o della giustizia di transizione, e cioè in che cosa consiste questo dilemma, come contemporaneamente da un lato fare sì che il passato criminale non si ripeta, come tenere le ferite aperte, come ricordare quello che è successo, e questo è il compito che generalmente si pongono i difensori dei diritti umani e degli attivisti civili. E dall'altra parte, al tempo stesso, come riconciliarsi e lavorare per sanare le divisioni, cioè per continuare a poter vivere insieme nel futuro, ed è questo il compito che generalmente si pongono i politici o i giuristi. Questo dilemma
nell'ambito delle concezioni giuridiche e politologiche non è risolvibile, mentre il perdono ci aiuta a risolvere questo dilemma. Io qui mi rifaccio alla definizione di perdono che ho trovato in uno dei migliori libri sul perdono come fenomeno morale. È il libro di uno storico americano della filosofia, Charles Griswold. Secondo Griswold, il perdono per la vittima di un crimine o di un'offesa significa rinunciare al resentment, cioè ai sentimenti negativi, allo sdegno, all'indignazione, al risentimento nei confronti del criminale, senza però dimenticare il danno subito e senza esentare l'offensore dalla responsabilità di quanto fatto. Cioè, da un lato è la memoria di ciò che è successo, cioè il mantenere il concetto di responsabilità, e dall'altra parte è il rinunciare ai sentimenti negativi di risentimento, di odio. E se si sottopone a verifica il passato difficile secondo queste due categorie, mi sembra che lo si possa realmente e seriamente disciplinare. Inoltre, il fenomeno del perdono è un criterio importante di verifica della qualità del lavoro pubblico sul passato. Da un lato, il lavoro sul passato che respinga l'obiettivo di liberarsi da questi sentimenti ostili perde di vista il proprio fine, che è la riunificazione del tessuto sociale diviso dal male. Dall'altro, trasformare acriticamente il perdono in un ordine del giorno politico e ideologizzarlo conduce alla profanazione di tutto il lavoro e fa nascere nelle vittime un risentimento, uno sdegno, un'indignazione che continua a lacerare il tessuto sociale. Inoltre, nonostante tutta l'importanza della categoria del perdono, essa non viene riconosciuta come tale. E chi ne parla, chi parla del perdono, continuamente deve giustificarsi e spiegare la propria scelta del tema. Io lo vedo benissimo su me stesso, quando parlo da qualche parte, in qualche riunione del perdono, perché per quanto possa sembrare strano, il perdono, ha una gran brutta immagine pubblica. Perché viene troppo strettamente collegato in primo luogo alla dimenticanza, cioè dimenticare e perdonare, perdonare e dimenticare, oppure a vari tipi di manipolazione politiche. Allora il regime che eredita il totalitarismo, poniamo, propone alla società di perdonare i criminali per lasciar perdere un discorso che potrebbe diventare difficile e complesso. E il terzo, il perdono, viene associato a una specie di indulgenza, di buonismo, la costrizione delle vittime ad usare magnanimità, ma senza fare nessuna seria richiesta ai colpevoli. E spesso questo lo si fa facendo riferimento alla Chiesa, cioè una richiesta di perdonare incondizionatamente, come fa la Chiesa, dico. Bisogna dire che in realtà il perdono non è niente di tutto questo. Allora come migliorare questa immagine pubblica del perdono? Io direi che è necessario una specie di programma educativo che è composta due parti. Innanzitutto spiegare che perdonare non significa dimenticare o lasciar correre, che il perdono può nascere solo in risposta a un riconoscimento della colpa e a una richiesta di perdono. Il secondo punto è che bisogna parlare il più possibile in modo ampio di casi reali di perdono, mettendo però l'accento non sulle vittime che hanno perdonato, in qualche modo hanno perdonato risolvendo i propri problemi psicologici e spirituali. E in questo senso un grosso ruolo ce l'hanno i libri del arcivescovo Desmond Tutu, che è chiamato il leader dell'ideologia della dimenticanza,
mi sembra che è importante mettere l'accento non sulle vittime, ma sui criminali. Cioè raccontare di come in alcune situazioni alcuni criminali hanno saputo chiedere perdono, hanno saputo fare un lavoro su di sé, un lavoro di redenzione di sé, e qui è molto importante mostrare che cosa debba fare la persona o la società che voglia essere perdonata. La categoria della contrizione, contrition in inglese, è di fatto priva di un contenuto pratico comprensibile. E sarebbe bello, sarebbe utile provvederla, diciamo, di esempi. Si possono fare alcuni esempi. Io, per economizzare il tempo, non racconterò questi esempi. Poi, eventualmente, se ci saranno domande, potrò fare questi esempi. Esempi di questa contrizione dei criminali. Ma adesso, per il momento, aspettiamo. E voglio adesso terminare dicendo che il tema della memoria, dell'elaborazione dei traumi e del lavoro sul difficile passaggio, oggi è diventato un tema dominante o addirittura una moda. In modo strano, perché sembrerebbe un discorso difficile, eppure è di moda, è così. E negli studi sulla memoria e anche nella cultura di massa è così. Questo è bene. Però questa popolarità, diciamo, assunta dal tema, spesso conduce a una semplificazione o a sottacere gli aspetti più difficoltosi. Forse l'accento sul fenomeno del perdono in tutta la sua complessità, nel suo possibilità di mantenersi in equilibrio tra vendetta e dimenticanza, sarebbe un modo per mantenere il tema del lavoro sul passato difficile in tutta la sua complessità, in tutta la sua difficoltà, senza volerlo semplificare o fare sconti, insomma. E una conclusione che può essere importante per la discussione di questo convegno è questa. Secondo me il perdono per definizione è un fenomeno di relazioni interpersonali. Il perdono, alcuni elementi del meccanismo del perdono possono ingrandirsi, allargarsi in questa pratica, di questa giustizia riabilitativa, però devono sempre essere verificate sulla dimensione personale. Bisogna sempre parlare di esempi personali e non perdere mai di vista la dimensione personale. Quindi, per non correre il rischio di politicizzazione e ideologizzazione, il lavoro sul passato, pur muovendosi nel campo sociale, deve conservare questo carattere personale. Deve essere sempre verificata sulla dimensione personale. Questo è molto importante, molto utile. E la pratica cristiana di regolare le proprie azioni usando sempre criteri personali, qui può essere un sostegno importante. Grazie. Grazie al professore Ble. Interessantissimo questo, gli spunti che ha dato, sulle tracce anche di parole chiave e di interpretazioni sociali che anche in paesi diversi dal suo, qui in Occidente, si stanno percorrendo. Questo richiamo finale molto importante di non togliere mai, o meglio, che l'unico modo per svilire il perdono, questa grande possibilità e dimensione che si può aprire nell'animo dell'uomo, della società, sia appunto personale, perché strumentalizzazione o la banalizzazione di questo è sempre alle porte, no? Cioè far diventare, come dire, un sistema, un meccanismo, una dinamica che invece tocca appunto quel grande tema che stiamo iniziando a toccare, con la libertà. Ecco, incanalare la libertà fiorisce, si muove e genera e crea. Guardiamo allora adesso che cosa invece nella storia della Russia, dell'Est, ci può venire in aiuto. E al professor Dell'Asta interviene su questo tema dell'altro e la riscoperta dell'io nel pensiero russo. Quindi questa fonte articolata e
grande e vasta che è il pensiero russo. Ricordo quanto detto all'inizio, non è mai abbastanza quanto dobbiamo scoprire e conoscere di questa profonda fonte. Adriano Dell'Asta, ringraziamo, docente di lingua e letteratura russa dell'Università Cattolica di Milano e di Brescia e storico di Fondazione Russia Cristiana. A lui la parola. Grazie Camillo, buonasera a tutti. Se dovessimo riconsiderare come sono evoluti il rapporto tra l'io e l'altro e la coscienza che ne abbiamo, credo che dovremmo concludere che negli ultimi decenni si è verificato un vero e proprio terremoto. Ad esempio, accanto alla iniziale riscoperta della essenzialità della relazione io-altri, ci pensi a Buber, Husserl, a Merleau-Ponty o a Levinas, si è fatto strada un netto rifiuto di qualsiasi relazione. L'altro è il nemico, sia a livello del rapporto tra le persone, sia a livello dei rapporti tra le nazioni. Pensiamo oggi alle varie forme di rifiuto di qualsiasi diversità, identitarismi, nazionalismi, sovranismi, suprematismi, cui ogni giorno se ne inventa uno. Ma si pensi anche a come queste chiusure, passando dal livello personale a quello nazionale, si siano ormai trasformate in una sorta di terza guerra mondiale a pezzi, come è stato detto. Non solo con la fine di vecchie alleanze e la crisi di tanti sogni di unità, diciamo anche solo la crisi del sogno dell'unità europea, ma anche con l'esplosione di nuovi conflitti assolutamente reali. Peraltro, anche al di là di queste crisi, magari momentanee e temporanee, la relazione in quanto tale non appare più come un valore a cui aspirare, non indica più un rapporto che andrebbe coltivato nella prospettiva di una possibile costruzione. La relazione è diventata il luogo del sospetto e dello sfruttamento. Certo, mi direte, questa non è una novità, ma in fondo anche nel pieno della scoperta della relazione come positivo c'erano state, per carità, le tragedie del razzismo nazista e del nazionalismo fascista, da una parte, e dell'internazionalismo sovietico, dall'altra. E poi persino in ambiti lontani da questi estremi pericolosi e gravi, c'era stato anche un Sartre, no? Un grande filosofo, che aveva parlato degli altri come di un inferno, Gli altri sono l'inferno, l'inferno sono gli altri. E del rapporto con l'altro come l'occasione per la manifestazione di un esercizio inevitabilmente e unicamente sadomasochista. L'osservazione è ovviamente, no? C'è sempre stato, questa è corretta. Ma allora, quando venivano pronunciate questi giudizi, si poteva ancora rispondere, ai tempi di Sartre, no? Si poteva ancora rispondere che questa rappresentazione della realtà era in fondo soltanto la rappresentazione di una sua patologia e nei casi limiti dei totalitarismi di una patologia sorprendente ma poi comunque superata. Oggi si tratta invece di qualcosa che pare diventato non patologico ma fisiologico, per cui non è più nemmeno pensabile quella che un tempo sarebbe stata la normalità di vedere nell'altro un amico o comunque un compagno di strada. Oggi non ci sono altri con i quali avere un rapporto magari anche conflittuale. Ci sono nemici da sottomettere e di cui annullare la diversità, come vorrebbero i vari populismi sovranisti, o dai quali essere sottomessi, nella cui diversità perdere la propria identità, come rischiano di fare tutti i globalismi. Si pensi appunto all'attuale proliferare di ogni forma di complottismo, per cui di fronte anche a un fenomeno naturale, la prima reazione non è mai quella di guardare in faccia la realtà di quello che accade. Non si cerca di indagarne le caratteristiche per indicarne eventualmente le cause. Se ne cerca esclusivamente il colpevole, così che quello che accade nella realtà non ci interessa mai veramente, se non per eliminarne la specificità, per non essere più sorpresi da qualche cosa che è diverso, che esce dalle nostre attese. Con l'esito secondario non trascurabile che non potendo eliminare la realtà,
finiremo per esserne sempre più sopraffatti. La patologia della negazione del reale, che era stata rappresentata dai totalitarismi, apparentemente sanata dalla fine delle ideologie, si ripresenta oggi come una nuova normalità, tanto più totalizzante, come i vecchi totalitarismi, invasiva e pericolosa, in quanto è inavvertita e, per fortuna, ancora incapace di produrre le tragedie del secolo scorso. Comunque è totalizzante, invasiva e pericolosa perché, oltre a questo, invece di manifestarsi all'esterno in maniera evidente, a livello statuale, ad esempio, ci accompagna una vera e propria catastrofe interna con la distruzione del soggetto. Di fronte a questa situazione di paralisi dell'io e della società, dove l'altro è un nemico e la società diventa impossibile per la semplice mancanza di un linguaggio comune, la storia della Russia del secolo scorso, sì, è brutto dire del secolo scorso, sembra un altro mondo, invece poco fa, ha delle cose interessanti da dirci, credo, perché ha provato questo fenomeno nella maniera più macroscopica con la rivoluzione e subito dopo la rivoluzione. Chiaro, non mi occuperò più della rivoluzione in quanto tale, ma del fatto che, esattamente come oggi, anche allora, il mondo che stava per essere travolto dalla crisi, invece di cercare di capire il significato di quello che stava accadendo, si perse nella ricerca e nell'odio del nemico. Non voglio dire che i bolscevichi erano brave persone, ma non è quello il punto. Anche in quel caso ci si preoccupò innanzitutto di individuare i responsabili del presunto complotto che avrebbe causato la tragedia in corso. Il problema era quello, trovare il complotto. Si parlò allora di un presunto complotto giudaico-massonico, o di un presunto accordo delle potenze occidentali per punire l'impero russo. Ma a parte il fatto che prove di simili complotti non sono mai state trovate, resta fondamentale a questo proposito, giusto per iniziare a discuterne, un'osservazione che ha fatto Hannah Arendt su ogni forma di complottismo. Hannah Arendt, grande studioso del totalitarismo, quindi personaggio non ingenuo, e la cito: ai nostri giorni le leggende attraggono i migliori, come le ideologie i mediocri, e le dozzinali fantasticherie sulle segrete congiure di potenze occulte i peggiori. Detto in altri termini, la mania del complottismo non solo non si appoggia mai su nessuna prova, ma finisce per rendere peggiore di quello che è anche la vittima del presunto complotto. E ciò che è anche più grave, diffonde, questo è il punto, diffonde nella società un'atmosfera letale. A forza di vedere le cause del male solo nell'altro in quanto altro, ci si abitua a vedere negli altri solo dei nemici dai quali difendersi. Si legittima questo modo di comprensione, che diventa comune. Questo è il punto. Questo è successo dopo la rivoluzione, non me lo sto inventando. Quando, per spiegare ogni evento non gradito dal regime, questa volta l'atmosfera era diventata tale che, no, per spiegare ogni evento non gradito dal regime, o per giustificare le misure che il regime prendeva, le misure repressive, venne inventato via via tutto un inventaglio di complotti, dei complotti più incredibili, da quello dei vecchi alleati menscevichi di sinistra, a quello dei socialisti rivoluzionari, a quello degli ingegneri, a quello dei contadini ricchi, a quello dell'Armata Rossa, dei servizi segreti, di una parte del partito, sono le grandi purghe degli anni 30, fino a quello dei medici ebrei, diciamo, alla soglia della morte di Stalin nel 1953. Per giustificare questa proliferazione, scusate, dietro ciascuno di questi complotti ci sono migliaia di morti. Un po' un problema. Per giustificare questa proliferazione del tutto irragionevole, si era inventata sin dal 1922, precocissimo, è una lettera di Lenin su un articolo da inserire nel nuovo codice penale sovietico. 1922, Lenin.
si inserisce la categoria di nemico oggettivo, cioè letteralmente chi aiuta oggettivamente o può oggettivamente aiutare la borghesia pugliare. Questi potevano essere fucilati. Come disse Solzhenitsyn, era per la prima volta nella storia che un popolo era diventato nemico di se stesso. Non casualmente oggi l'Occidente è diventato il primo nemico di se stesso. Ecco, questa è la tragedia. Si può rispondere però. Più acuto, criticamente, decisamente più fecondo rispetto a questa imposizione è stato invece l'atteggiamento di Berdiaev, un grande pensatore ex marxista, no? All'inizio del secolo, diciamo tra il 1905 e il 1925, i testi che citerò adesso. Di fronte alla rivoluzione, in un momento in cui non poteva avere alcuna simpatia per i bolscevichi gli hanno tolto tutto, gli tolgono all'inizio degli anni 20 persino la cittadinanza, espellendolo dal paese e mettendo in un decreto che se ritorna viene immediatamente fucilato. No? Lo trasformano in una non persona. Ripeto, siamo nel 22-23. Ecco, Berdiaev liquida ogni fantasia sui possibili complotti dicendo, lo cito, la rivoluzione ha avuto luogo non solo fuori di me e al di sopra di me, come un evento incommensurabile con il senso della mia vita, cioè privo per me di ogni significato. Essa ha avuto luogo anche con me, come un evento interiore della mia vita. Il bolscevismo ha preso corpo in Russia e vi ha vinto perché io sono quello che sono, perché non vi era in me una reale forza spirituale. Il bolscevismo è un mio peccato, è una mia colpa. Fine della citazione. Giudizio ritengo acuto e fecondo perché invece di porsi davanti alla rivoluzione come qualcosa che è privo di senso o che comunque è stato compiuto da sconosciuti invincibili, sposta radicalmente il problema e dà l'idea che si può rispondere, richiamando il ruolo della libertà e della responsabilità personale, dove ciascuno di noi deve cercare il bolscevico che si porta dentro. Il punto, allora come oggi, diceva sempre Berdiaev, è però, cito, testo, ripeto, del 22-23, il punto è che anche nell'Europa occidentale un movimento attivo in nome di un'idea contro il bolscevismo è impossibile, perché l'Europa occidentale non ha coscienza di una verità in nome della quale partire in crociata. Il problema della rivoluzione non si risolveva allora con l'individuazione e la distruzione del nemico, ma con la comprensione di ciò che era successo, cioè di come fosse stata possibile non la nascita di un nemico esterno, ma la trasformazione del proprio io nel primo nemico di se stesso. La risposta, in fondo, è quella che si danno in quegli anni, per questa ventina d'anni, dal 1900 al 1925, quando Berdiaev e alcuni altri pensatori, adesso vedremo Frank e Bulgakov in particolare, tutti ex marxisti ritornati o approdati alla Chiesa, perché Frank era non solo marxista, ma era anche, come dice il nome, di origine ebraica, e quindi entra nella Chiesa dopo che si fa battezzare. Questi autori individuano il male di cui soffriva la Russia in una tipologia umana importante, decisivo, che inizialmente aveva affascinato anche loro stessi perché erano stati rivoluzionari e non di secondo livello. Qual è questa tipologia umana? Appunto quella del rivoluzionario che è padrone del proprio destino, padrone della natura, signore di una ragione con la quale si fa arbitro dell'universo, si rende degno del cielo, senza sentirsi debitore di questa dignità con nessun padre celeste. Era la figura di quello che Sergei Bulgakov aveva chiamato il divo o l'eroe, che era caratterizzato da una concezione di sé altissima. Perché? Perché la sua ragione gli aveva permesso di scoprire le leggi dell'universo. Bulgakov era un economista all'inizio. E allora le leggi dell'universo erano quelle dell'economia scoperte da Marx.
Oggi abbiamo altre leggi. Oggi abbiamo quelle che ci hanno convinto di poter produrre in laboratorio tutto quello che vogliamo. Con questa concezione di sé, il rivoluzionario aveva assunto un carattere sempre più massimalista. Quanto più la propria opera appariva importante, tanto più si pretendeva da essa e dagli altri. L'esito di questo atteggiamento eroico, diceva Bulgakov, è che si finì per non dare più spazio alla realtà, soffocata da una pretesa e da un fanatismo, parola di Bulgakov, sordo alla voce della vita, intollerante e produttore di continue separazioni. Ciò che qualificava sin dall'inizio in maniera originale questo atteggiamento, secondo Bulgakov, quindi, era che non consisteva tanto in una semplice negazione di Dio. Non era un banale ateismo. Consisteva piuttosto nella formazione dell'autosufficienza umana che finiva necessariamente col trasformarsi nella distruzione stessa, non di Dio, ma dell'uomo. L'eroe che aspira a salvare l'umanità, che crede di poterlo fare con le proprie forze, si disinteressa di ogni realismo storico. Cioè, guardate, con la coscienza dei limiti umani e naturali, questa pretesa verrebbe radicalmente contestata. Invece lui no. Sa tutto, può fare tutto, vuole arrivare allora subito allo scopo, al massimalismo dei fini, tutto subito, è connesso il massimalismo dei mezzi. Scritto nel 900-909, questo testo, 909, sembra scritto questa mattina. No? Al massimalismo dei fini, tutto subito, si connette il massimalismo dei mezzi, tutto è permesso. Un massimalismo nel quale si rivela in maniera evidente sia la pretesa dell'eroe di porsi al posto di Dio e della provvidenza, sia l'esito inevitabile di questa pretesa. In nome dell'idea si può eliminare ogni legge, ogni realtà. In nome di questa pretesa, in forza della propria autodivinizzazione, viene eliminato ogni punto di riferimento concreto e assoluto. Resta soltanto il proprio arbitrio personale. Io mi credo questo. Credo questo, punto, a capo. L'arbitrio dei presunti superuomini, delle nature elette, e neppure, guardate, di tutte le nature elette in ogni momento della loro esistenza, ma solo di alcune nature elette in alcuni momenti privilegiati, quelli in cui incarnano la ragione della storia. La ragione della storia che è definita così da un ente anonimo e astratto. No? Diverse tipologie di questo ente anonimo, la volontà popolare, la coscienza rivoluzionaria. No, il nemico oggettivo era deciso in base alla coscienza rivoluzionaria, non in base alle prove, al centro delle prove. Questa è un'altra cosa incredibile. L'opinione pubblica. Traduciamo oggi quelli che oggi sono tutto dei vaccini e dei complotti. Ma così la persona, questo è interessante, primo passo, potentemente affermata nel suo individualismo, l'eroe, viene assolutamente distrutta nella sua consistenza, è privata di un approdo assoluto, viene lasciata in balia delle forze della natura, della storia, della mentalità dominante. Appunto, se volessimo parlare nei termini odierni e dell'odierno complottismo, il vero complotto è il complottismo. Questo lasciare la realtà in un vuoto che può essere riempito da qualsiasi potente. In un'assenza di verità e di criteri di ragionevolezza condivisi che costringe poi ad affidarsi al potente di turno, se vogliamo rendere possibile la convivenza civile. In un mondo dove ciascuno può costruirsi una verità e una realtà a suo proprio piacimento, poi bisogna affidarsi al potente che metti d'accordo tutti. Se no, è la lotta di tutti contro tutti. Da un altro punto di vista, quello che ci suggerisce Bulgakov era quello che un altro autore, quello che citavo prima, Frank, un altro autore di quegli anni, chiamava il nichilismo. La posizione di chi, come si sarebbe poi visto in seguito, è generosamente disposto al sacrificio di sé. Il nichilista non è cattivo. Non è un uomo cattivo, anzi è disposto a sacrificarsi,
però se ha questa disposizione radicale non esita di fronte al sacrificio degli altri. Frank ne parla in un articolo famoso del 1909, anche lui, no? L'etica del nichilismo. Ma quello di cui voglio parlare oggi è un episodio personale, accaduto una decina d'anni prima, appunto, Frank. Si tratta del suicidio di un amico e compagno di lotta, rivoluzionario, no? Compagno di lotta di Frank, che viene arrestato con lui nella primavera del 1899 e che il 5 aprile di quell'anno si uccide, dandosi fuoco in carcere, perché, come dice in una lettera lasciata per spiegare il gesto, si era reso conto che ogni volta che gli era richiesto di prendere parte a qualche iniziativa del suo gruppo rivoluzionario, si trovava sempre pieno di dubbi. Se sacrificare la propria giovinezza, no, in nome della causa, o godersi la vita verso la quale si sentiva attratto. Vergognandosi di questa incertezza, vergognandosi di sé, di fronte all'alto compito che non voleva assumersi fino in fondo, appunto, decide che non è degno di vivere. Ma vediamo quello che scrive Frank su questa vicenda una ventina d'anni dopo, nel 1924, anche lui ormai buttato fuori dalla Russia. E poi avrà il problema quando arrivano i nazisti di essere braccato pure da loro, perché battezzato ma ebreo. L'uomo si portò per tutta la vita una fiala di veleno nella tasca della giacca. E comunque scrive questo nel 24. Prima della morte, egli riconobbe l'amico che quello che lo tormentava era la sua incapacità a diventare un autentico rivoluzionario, la sua interiore repulsione nei confronti di questa attività, l'insuperabile desiderio di una normale vita pacifica. Lui stesso riconobbe di essere un buono a nulla e decise di suicidarsi. Allora, ovviamente, noi, i suoi compagni, non capimmo assolutamente tutta la tragicità di questo riconoscimento, anzi lo so. No, utilizzarono questo per dire guardate che cose terribili succedono nelle carceri. Riprendo. Ma oggi, dopo tutto quello che abbiamo vissuto e passato, quando ricordo questo episodio mi sento moralmente corresponsabile di tutti gli omicidi e di tutte le atrocità che vengono compiute in nome della rivoluzione. Si sente moralmente corresponsabile di tutti gli omicidi che vengono compiuti in nome della rivoluzione nelle varie commissioni locali della CECA. Siamo stati noi stessi, infatti, i servitori dell'idea e del dovere, con la nostra convinzione morale alla forma di vita rivoluzionaria e all'eroismo rivoluzionario, a condannare a morte questa giovane anima umana, assolutamente innocente. Noi, pur senza accorgene, l'abbiamo tirannicamente violentata, obbligandola spietatamente a un servizio rivoluzionario per il quale non era affatto portata. La domanda che si pose allora a Frank era semplice e tremenda. Non chi aveva complottato, ma cosa avevano fatto loro stessi, loro delle proprie anime, per far sì che uno di loro potesse arrivare a un punto simile. E per rendere possibile che i suoi amici non ne avessero neppure lontanamente capito la tragedia. Il divo di Bulgakov, il giovane amico di Frank, sono soltanto due delle mille fisionomie che vennero assunte allora dalla figura dell'uomo nuovo, che sarebbe poi diventato il mito mai realizzato della rivoluzione. Mille fisionomie che avevano però già allora tutte un punto in comune, quello di un orgoglioso non riconoscere più nulla al di fuori di sé e indipendente da sé. Ma questo era il suicidio dell'uomo, dell'io. Perché Berdiaev, sempre lui, sempre nel 1923. L'affermazione dell'uomo senza Dio e contro Dio, la negazione dell'immagine e della somiglianza divina nell'uomo conducono alla negazione e alla distruzione dell'uomo. Fine della citazione. Cioè, se non c'è niente di trascendente rispetto alla quotidianità, se non c'è niente che sia irriducibile alle cose di tutti i giorni, l'uomo resta solo, preda di qualsiasi riduzione. L'orgoglio si trasforma in una solitudine disperata. La società che ne venne già allora
per uno strano paradosso, invece di produrre un io forte, reso forte non fosse altro da questo orgoglio, è quella del sospetto e dell'inimicizia. L'altro, come abbiamo già visto, era il nemico oggettivo, un nemico onnipresente, e la vita era attraversata dalla paura. Paura del proprio amico, familiare, tanto più paura del mondo esterno. Le spie, i paesi stranieri che accerchiavano il primo stato socialista del mondo, gli agenti stranieri, le quinte colonne, sono cose che sentiamo anche oggi. Così non solo non nasce l'uomo nuovo, ma non poté essere realizzata neppure la tanto sognata solidarietà di tutti gli scontati. E quanto intuì in fondo, questa volta non un cristiano, non un avversario della rivoluzione, ma uno dei cantori del mondo rivoluzionario, Isaac Babel, ebreo anche lui, grande cantore, narratore dell'epopea della prima armata a cavallo, no? Che con la sua lotta per la conquista della Polonia e per la sua trasformazione in uno dei paesi dell'internazionale degli oppressi, non avrebbe dovuto creare un mondo. Noi oggi sappiamo che in realtà quella lotta, la lotta russo-polacca, inizio anni 20, no? Non aveva nessuno scopo di liberazione, neppure la semplice sovietizzazione della Polonia. Lenin stesso, come disse in testi che sono stati desecretati, diceva che il problema non era abbattere il governo borghese polacco, la Repubblica del Capitale, ma il centro, cito, di tutto il sistema dell'imperialismo internazionale contemporaneo. Ciò che era in gioco non era la Polonia, ma più radicalmente la distruzione del vecchio sistema a livello mondiale. Cosa ci racconta Babel? Quello che ne risultò non fu la creazione, cito, di un'internazionale di brave persone, ma il ripetersi della solita vecchia storia, che lui, ebreo, conosceva benissimo, cito, c'è molta perplessità. Aspettavano il potere sovietico come la liberazione e invece a un tratto urla, scudisci, sporchi giudei, è un inferno. È terribile questo nostro modo di portare la libertà, dove si vede un internazionalismo che allora poteva almeno essere contrastato dalla presenza di un altro schieramento. Oggi la globalizzazione attuale, esattamente come la distruzione dell'io, sembra non avere alternative, visto che all'est come all'ovest non esistono più né fatti né verità, ma solo i fatti alternativi. L'espressione che è stata usata qui e là. Pur in questo caso la storia russa, e adesso finisco, accanto a una tragedia ci narra anche di un possibile esito diverso. Berdiaev aveva parlato di un io che poteva resistere alla negazione e alla distruzione nella misura in cui riconosceva dentro di sé qualcosa che era superiore alla quotidianità e che perciò stesso lo rendeva irriducibile a tutto ciò che viene relativo, esiste di relativo. In questo modo apriva lo spazio per riconoscere che l'io, la persona, è diverso dall'individuo isolato. Guardate, adesso non c'è tempo, ma non mi perdo in un lungo discorso teorico. Racconto brevemente un'altra esperienza, quella di Berdiaev, sempre, ormai emigrato, si è stabilito a Parigi, è posto però di fronte alla tragedia di una nuova guerra, siamo nel 1944. No, con l'invasione nazista, e non riesce a capire come lui possa riuscire in quelle condizioni a lavorare ancora mentre tutti sono attanagliati dalla preoccupazione. La moglie gli risponde come se la fosse la cosa più naturale ed evidente del mondo, ma tu non sei solo, mica dai, tu sei con Cristo. Guardate, io non voglio fare di Berdiaev un santino, per carità, ma di ricordare un punto di esperienza essenziale. L'io è sempre legato a un tu che lo affascina, al quale appartiene. Ma disse Dostoevskij in una lettera alla moglie per spiegarle com'è che aveva smesso di giocare. Un vizio terribile. Dice, non ha vinto nessun discorso. Sono entrato oggi in chiesa e ho capito che appartengo a te e ai nostri figli. Non gioca più. Non ha più giocato. Non era non è un santino. È questa coscienza, un'appartenenza che ti libera. Se questo poteva valere per la persona, finisco adesso davvero, Vadim Borisov, uno degli autori più interessanti del dissenso sovietico degli anni 70 del secolo scorso, diceva, ma se questo vale per la persona, vale anche per la nazione. Cito,
Il cristianesimo ha introdotto nel mondo la nozione di pluralità delle persone all'interno di un'umanità, una nella sua essenza. Ma questo non solo a livello degli individui, ma anche a livello dei popoli. Ecco, in questo spazio l'io rinasce. Non contro qualcuno o a prescindere da qualcuno, minacciato da qualche complotto o dall'incapacità di vedere, ma nella piena coscienza di quello che accade e della possibilità di svolgervi un ruolo libero ed effettivo. Grazie. Grazie Adriano dell'Aspa, molto, molto netti, molto, molto chiare i riferimenti a questi 4-5 grandi pensatori del secolo scorso russi e così, così attuali. Questo aspetto ricostruttivo, un legame che libera, lo approfondiamo adesso, cerchiamo di trottare un po' per un po' i tempi, e invito anche a radunare i presenti domande, quelli che ci ascoltano, di mandarle anche da stasera o domani mattina per la prossima sessione al numero che compare in sovrimpressione sullo schermo, un cellulare WhatsApp, inviare quesiti. Approfondiamo questo tema del legame che libera e non dell'io isolato in un'esperienza importantissima e una riflessione anche sociale e culturale che ha come epicentro la Cecoslovacchia degli anni, fine anni 70, anni 80, con Václav Benda, filosofo cattolico cecoslovacco, amico di Václav Havel, e quindi su quelle premesse, o meglio, su quell'esperienza che ha poi consentito quello che si chiama poi la rivoluzione di velluto, quella, diciamo, incidenza anche politica, sociale, che ha avuto modo di esprimersi fino a quel livello. Ma qui siamo appunto nei momenti originanti, fondativi, quindi più interessanti e anche meno conosciuti nella loro essenza. Il tema della polis parallela, un'esperienza in Václav Benda, e ce ne parla un appassionato di questi autori, Angelo Bonaguro, della Fondazione Russa Cristiana. Te, Angelo. Grazie. Mi rendo conto che il titolo della mia relazione non sia fra i più immediatamente comprensibili. Cos'è questa polis parallela? Chi era Václav Benda? Dato che si tratta proprio di un'avventura iniziata parecchi anni fa, dobbiamo fare alcuni passi per avvicinarci al contesto da cui è nata proprio la polis parallela e in cui hanno operato questi personaggi, fra cui l'eroe di stasera, Václav Benda. Dobbiamo tornare alla seconda metà del 69, un anno, cioè quasi un anno dopo l'invasione delle truppe sovietiche che interruppero la primavera di Praga, quando la Cecoslovacchia si venne a trovare in una sorta, diciamo così, di zona rossa, per usare un termine attuale, che sarebbe durata però un ventennio, cioè fino a quell'autunno-inverno dell'89. Quali sono le conseguenze che questa zona rossa avrebbe lasciato sul paese? Ce le illustra in sintesi il drammaturgo Václav Havel. Dopo alcuni anni in cui il regime aveva come anestetizzato il paese, da un lato pompando l'economia, ma dall'altro soffocando le eventuali proteste, Havel scrive una lettera al primo segretario del partito in cui analizza la situazione che stava come sgretolando il tessuto sociale. Scrive Havel: è stato ottenuto l'ordine, a prezzo di avvilire lo spirito, ottundere il cuore e fare della vita un deserto. È stato ottenuto un consolidamento esteriore, a prezzo di provocare la crisi morale e spirituale della società. Un processo che, secondo il drammaturgo, ha portato alla perdita dell'orizzonte assoluto e che pertanto, concludeva Havel, chiamerei crisi dell'identità umana. E ancora lui, 10 anni dopo, osserva che c'è ormai un intero paese come sospeso dalla storia e dalla vita come imprevista. Il pilastro del sistema totalitario è l'esistenza di un soggetto unico, centrale e monopolistico di ogni verità e potere.
non c'è posto per il mistero. La storia è stata sostituita dalla pseudostoria, che non è più un gioco aperto al reciproco confronto dei soggetti, ma un'automanifestazione e un'autocelebrazione. Per il potere totalitario, non stiamo parlando esclusivamente di quello comunista, è meglio che l'uomo pensi a bersi un caffè e a dare la caccia alle farfalle, secondo l'espressione del poeta polacco Miloš. E soprattutto, ci dirà Benda, per il potere il caffè è meglio berselo da solo. È l'individualismo indotto dal regime. Scrive Benda, il primo principio della dominazione totalitaria è la distruzione, l'atomizzazione della collettività. La cortina di ferro divide tra di loro anche i popoli dell'est, divide le regioni, le città, le imprese, le famiglie, gli stessi membri di una famiglia. Ricapitolando, la crisi dell'identità umana, la sospensione dalla storia come avvenimento e l'atomizzazione sociale. Un bel tappeto di foglie secche, come ci abbiamo sentito prima, che ci raccontava il Vescovo Pezzi. Eppure, ci dice Havel, anche sotto il pesante mantello dell'immobilismo e della pseudostoria scorre l'esile ruscello della vita e lo corrode piano piano, finché ricomincerà ad accadere qualcosa di autenticamente nuovo e unico. In questa situazione si inserisce il nostro eroe, Václav Benda, che qui vediamo con gran parte della famiglia. Scrive in un testo degli anni 70. Sono nato un anno dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, sono bianco, cattolico, politicamente non impegnato, immacolato davanti alla legge, almeno fino al 1977. Nel 77, dopo che ho firmato Carta 77, abbiamo rifiutato varie volte l'offerta di biglietti di sola andata per l'Austria. L'iniziativa informale Carta 77 era nata da un gruppetto di scrittori e intellettuali che avevano preso le difese di alcuni musicisti del mondo underground arrestati e condannati con l'accusa di teppismo. In breve, la comunità raccolta attorno a Carta 77 diventa un punto di riferimento sulla situazione dei diritti umani e civili in Cecoslovacchia. Anche Benda firma l'adesione, coinvolgendo poi di fatto tutta la famiglia. È l'inizio del suo ammutinamento, come ce l'ha raccontato simpaticamente uno dei figli. Quando mio fratello Marek mi sussurrò che papà ha firmato la carta, mi chiesi cosa fosse. Dato che entrambi eravamo esperti di storie di pirati, mi risposi, è come quando c'è l'ammutinamento. Ma l'ammutinamento si paga. Si paga con il licenziamento dal posto di lavoro per Benda, che finirà per fare il fuochista, una delle professioni più diffuse fra i dissidenti dell'est, e lo pagano anche i figli che non potranno continuare gli studi superiori. L'iniziativa informale Carta 77 non si limitava all'aspetto di denuncia, ma aveva anche un intento pedagogico, sia per chi vi partecipava, sia anche per la società, come esplicitato in quello che è considerato il testamento spirituale del professor Patočka, una figura centrale nella carta. Oggi la gente sa di nuovo che esistono cose per le quali vale la pena anche di soffrire e che ciò per cui eventualmente si soffre è ciò per cui vale la pena vivere. E che la cosiddetta arte, la letteratura, la cultura, senza queste cose rimarrebbero solo un esercizio accademico. Se oggi ce ne rendiamo conto è sicuramente grazie anche a Carta 77 e a tutto il mondo che ci gira. A un anno dall'avvio di Carta 77, Benda scrive un intervento critico proprio sull'esperienza cartista, noto come testo sulla polis parallela. Secondo lui la carta, nonostante i suoi meriti, si era trovata in una situazione schizofrenica. Da un lato condannava il sistema, dall'altro era come se fingesse di ignorare che le promesse ufficiali sui diritti umani sarebbero rimaste sulla carta. La scelta etica, in più, non sembrava aver avuto grandi risultati. Era morto lo stesso professor Patočka, da cui era venuta proprio la spinta etica. Il potere ignorava Carta 77, preferendo, scrive lui, strangolarla nel buio. Fuori metafora,
nella migliore delle ipotesi, offrendo un biglietto di sola andata per l'Austria. E la posizione etica sembrava ben da povera di contenuto propositivo. Secondo il filosofo, era necessario, senza dimenticare i presupposti etici, creare strutture parallele capaci di supplire alla mancanza di istituzioni vicine ai problemi della società, o almeno di umanizzarle. Benda ci tiene a precisare anche i concetti di polis e di parallela. Non è la proposta di creare un ghetto di persone che vivrebbero nella verità, né quella di preservare alcuni valori come se fossero in un museo. La priorità va al rinnovamento della collettività, l'interesse comune della polis dell'antica Grecia. L'aggettivo parallelo sottolinea sì la differenza con le strutture statali, ma non punta all'indipendenza totale dalle istituzioni. Questo è interessante. Non si possono cioè ignorare totalmente le strutture ufficiali, né esserne la semplice negazione, come potrebbero suggerire termini come alternativo, d'opposizione, contro. Havel, da parte sua, scava nel profondo e osserva che proposte come questa sono il tentativo dei cittadini di negare prima di tutto in se stessi il meccanismo totalitario e di fondare la vita su una base nuova, la propria identità. Siamo partiti dalla perdita dell'identità umana, denunciata dal drammaturgo, e ora è lo stesso Havel a dirci che una proposta come la polis parallela è un'opportunità per ritrovare se stessi. Scrive Havel, la polis parallela ha senso solo come atto di approfondimento della responsabilità verso il tutto e per il tutto, come scoperta del luogo più adatto per questo approfondimento e non come fuga da tale responsabilità. E se volete, sulla stessa linea di tanto altro dissenso russo-sovietico. Ma se non si tratta di un costrutto ideologico, qual è la proposta? Benda propone di abbattere o corrodere poco a poco le cortine di ferro in miniatura, quelle che dividevano i singoli all'interno della propria famiglia. Forzare il blocco sociale e dell'informazione, ritornare alla verità, alla giustizia, a un ordine di valori che abbia un senso, ripristinare il carattere inalienabile della dignità umana e la necessità di vivere insieme, nella responsabilità e, aggiunge lui, nella carità, perché Benda viene da un background esplicitamente cristiano. Ecco, secondo lui, i compiti della polis parallela. Corollari non meno importanti, occupare il più piccolo spazio in cui il potere si è temporaneamente ritirato. Guadagnare alla nostra causa comune tutte le forze vive della società. Una delle priorità su cui intervenire era, nella Cecoslovacchia di allora, il sistema giudiziario. E qui, come esempio concreto di polis parallela, vorrei riassumervi l'avventura del Comitato per la difesa degli ingiustamente processati, il VOMS. Il Comitato fu una filiazione di Carta 77, costituito nell'aprile del 78, con l'intento di raccogliere la documentazione su casi di detenuti ingiustamente incriminati per motivi politici o di coscienza. Erano soprattutto persone che, essendo sconosciute in Occidente, rimanevano in balia delle autorità comuniste e le cui famiglie si venivano a trovare in situazioni estremamente drammatiche, tanto più se erano isolati in provincia. Il VOMS intendeva, fra l'altro, operare nel rispetto delle leggi e dei patti internazionali sui diritti umani che erano stati siglati anche dai paesi socialisti, gli accordi di Helsinki del 75. Come operava il VOMS? Raccoglieva la documentazione sul caso, che veniva studiata bene, si partecipava alle udienze in tribunale, si parlava con i parenti, con i diretti interessati e alla fine si preparava un comunicato sul caso, privo di commenti bollabili come politici, che veniva inviato agli uffici statali competenti e diffuso anche tramite il bollettino Samizdat in formazio cartie, che ci arrivava anche in Occidente. La vedova di Benda, la signora Camilla, ci ha raccontato che il principio fondamentale era che ciò che veniva scritto fosse attendibile. Non si mentiva al processo, non si bleffava. Se l'imputato aveva commesso un reato, non si tentava di addomesticare o mascherare il caso.
Negli anni 50 la gente spariva nelle carceri, non se ne sapeva più nulla, nessuno conosceva il significato del sacrificio di morte. Invece, grazie al Bons, tanti potevano sapere com'era la situazione in un determinato carcere, se i detenuti venivano maltrattati, com'era un giudice istruttore, eccetera. Scrive la poetessa Alenka Marechkova: non conoscevo la carta o il Bons. Stavo in carcere con le ladre che mi consideravano una pazza perché ero stata condannata solo per aver letto le mie poesie. Per me ebbe un'enorme importanza sapere che qualcuno pensava a me, veniva a farmi visita e che non ero solo. Anna Shabatova, la moglie di Petr Uglio, uno degli attivisti del Bons, ha raccontato il viaggio fatto con un'amica in treno di notte da Praga a Bratislava per partecipare al processo contro due cattolici. Nella capitale slovacca dormimmo da una mia ex compagna di studi e potei conoscere il vescovo Korez, uno dei protagonisti delle comunità clandestine slovacche, il quale mi offrì delle caramelle e tante altre persone, tutte felicissime che qualcuno fosse venuto da qui. Può sembrare un episodio totalmente banale, ma ben rappresenta l'atmosfera del dissenso che i lettori del nostro portale, La Nuova Europa, ritroveranno ad esempio nei blog della professoressa Svetlana Panic, quando racconta dei viaggi in treno con gli amici per presenziare al processo contro Yuri Dmitriev, uno storico di Memorial, incarcerato con accuse infamanti. E accade oggi, non 40 anni fa. Lo spirito è lo stesso. Le strutture parallele, infatti, scrive Havel nel Potere di Senza Potere, non nascono da una visione a prioristica, teorica del cambiamento del sistema, ma dalle intenzioni della vita e dai bisogni autentici di uomini comuni. Giudici e procuratori abituati all'arbitrio ora dovevano fare i conti con gli osservatori indipendenti del Bons. Ricorda uno dei figli di Benda: il sistema dell'arbitrio collaudato cominciò a sentirsi minacciato al punto che iniziarono persino ad emettere sentenze di assoluzione. Così facendo si era innescato quel processo di umanizzazione delle strutture ufficiali, invocato da Benda nel momento in cui aveva teorizzato la polis parallela. A un certo punto però il sistema non tollerò più la sentenza. Nel maggio del 79 vengono arrestati 16 attivisti del comitato, 10 dei quali verranno condannati. Tra di loro Havel, Benda, Uri, padre Mali. Benda e con lui Havel e altri viene condannato a 4 anni di carcere per sovvertimento della Repubblica. La solidarietà degli scossi, come Patočka definiva le persone spiritualmente sensibili, si costruisce nella persecuzione e nell'incertezza. E questo è il loro fronte, silenzioso, che non cerca pubblicità e non suscita scandalo. Non dobbiamo pensare al Vons come, non so, un ufficio asettico ricavato in qualche garage della periferia di Praga. Le riunioni si svolgevano per lo più a casa dei Benda in un'atmosfera familiare e amichevole. La signora Camilla ci ha raccontato che le case erano luoghi di scambio di informazioni, ci si dava un po' di coraggio, di conforto, cosa importantissima, e nel frattempo si cucinava, si lavava la biancheria, eccetera. Una quotidianità che a volte ebbe risultati imprevisti, come in coinvolgimento di persone capitate lì letteralmente per caso. Come Jiří Gruntora, che oggi gestisce una ricca biblioteca di riviste Samizdat dell'emigrazione a Praga, che nel 78 lavorava come muratore e un giorno capitò a fare un lavoretto in casa di Benda e lì si imbatté nel Samizdat. Quando incontrai quei testi per la prima volta, ha raccontato, ne fui colpito come da una rivelazione. Li percepì una sorta di affinità spirituale, l'amicizia. E questa amicizia fra i protagonisti, che non significava andare sempre d'accordo con tutti o su tutto e rinunciare alla propria identità. Per esempio nell'86, quando ci fu il dibattito sulla legge che facilitava l'interruzione di gravidanza, volarono scintille anche nell'ambito del dissenso. Nella polis parallela, ha spiegato Havel, c'erano persone di orientamento più diverso, dai trotskisti ai conservatori, e aggiunge: ricordo molto bene gli infiniti contrasti politici di Benda, cattolico conservatore, e Petr Uglo, grande politico di sinistra. Erano il siparietto atteso ed emozionante dei nostri incontri. Aggiunge Patrick Benda:
quando la mamma era al lavoro, si occupava di noi una coppia di comunisti che in carta 77 rappresentavano l'estrema sinistra. Quando il marito fu fermato, papà aveva preso le sue difese mentre i compagni lo avevano abbandonato. Per loro fu uno shock tale essere stati difesi da un cattolico, che per riconoscenza diedero la disponibilità ad accudirci. Patrick la mette a sorridere, ma è per dar l'idea dell'eterogeneità di quell'ambiente. Nemmeno il carcere significò la fine del Bons. Le mogli sostituivano i mariti nel tenere i rapporti con i detenuti, nell'invio dei pacchi e delle richieste per la liberazione. E proprio in carcere, Benda potrà continuare a vivere l'amicizia con Avele e con gli altri, testimoniandola anche nelle bellissime lettere circolate nel Samizdat allora, pubblicate in parte molti anni fa anche in italiano dall'editrice Xeo, che sarebbe bello ripubblicare. Scrive dal carcere: forse ho la prospettiva deformata, ma mi viene da pensare che la mia permanenza qui arrecchia vantaggi incomparabilmente più grandi di qualsiasi altra soluzione. In questo momento mi sembra più adatto un Te Deum che una lamentazione. Ecco, il Vons è un esempio di polis parallela, l'esempio forse più incisivo, quello che è riuscito a muovere l'io di tanti, scossi, come direbbe il professor Patrick, dalle circostanze, disposti a lavorare insieme per una vita più. Credo che questa esperienza, l'esperienza dei gruppi del dissenso, abbia contribuito a creare una cultura che ha permesso la transizione pacifica, seppur lenta, difficile, quanto volete, dal regime totalitario alla democrazia e, nel caso della Cecoslovacchia, anche la successiva divisione pacifica delle due componenti storiche, le terre ceche e la Slovacchia. Dopo l'89, inoltre, alcuni protagonisti della polis parallela, per cui lo stesso Benda, hanno avviato il cammino verso la pacificazione, un recente passato totalitario, grazie alle istituzioni di organismi che ancora oggi fanno ricerca, conservazione e divulgazione della memoria, in modo che soprattutto le giovani generazioni abbiano dei criteri per non rimanere più sospesi dalla storia. Forse manca l'elaborazione di un percorso educativo al perdono, come abbiamo sentito raccontare dal professore Pleo. Infine, pensando agli altri paesi usciti dal totalitarismo comunista, mi pare di scorgere un eco interessante della polis parallela proprio nella Russia attuale, dove una transizione cristallina non c'è ancora stata, ma dove alcune ONG o alcuni corpi sociali intermedi riescono a supplire alla mancanza di istituzioni vicine alla persona, o almeno ad umanizzarle. Ma credo che di questo sentiremo parlare anche altri studiosi durante il convegno. Concludo con questo passo da una lettera di Benda dal carcere del febbraio dell'80. Avere come compito solo quello di sopravvivere equivarrebbe certamente a un suicidio. L'uomo non è al mondo per sopravvivere, ma per rendere testimonianza alla verità. Grazie per l'attenzione. Ecco, grazie Bonaguro. La parte finale del suo intervento introduce immediatamente il prossimo ospite, la prossima riflessione che ci viene da Mosca, da una rappresentante del Memorial, una tantissima realtà, molto, molto diffusa, molto anche in contatto con Russia cristiana, e interviene proprio su questo aspetto progettuale che accennava Bonaguro, di educazione che può costituire la memoria. La qualcosa però ha bisogno di effettive volontà, di effettivi spunti, di strumenti. Ogni fotografia, ogni volto, ogni parola è un contributo, e mi veniva come immagine e anche un po' come obiezione che lascio così. Quella immagine del Vons che citava prima, quando correnti di pensiero così diverse, così estreme, su certi accadimenti sono andati in conflitto, che cosa è servito? No, esisteva un luogo dove questi conflitti si potevano discutere, affrontare, vivere e rimanere amici e compagni di vita insieme.
proprio perché tutto era fondato sulla credibilità e su questo ritrovare il fondo della propria esistenza. Quindi questo esempio è per dire come anche solamente progettare, tentare di mantenere la memoria, quindi le fonti di tutto quello che è accaduto nella propria storia, sia un fatto educativo in sé e permetta poi di fiorire delle personalità e fiorire delle libertà. Quindi ascoltiamo l'ultimo intervento di quest'oggi di Irina Scerbakova, che saluto, magari gli amici aiutano con un saluto. Grazie. Io adesso mi ha... Buongiorno, spero che mi sentiate. Mi sentite? Benissimo, sì. Grazie veramente per la possibilità di partecipare al vostro convegno. La mia relazione in qualche modo è la continuazione del precedente. Io non sono una teorica, sono una persona pratica che lavora con la memoria, come la maggior parte di noi memoriali, perché noi ci occupiamo di una conservazione, di un mantenimento molto concreto della memoria. E io oggi vorrei parlare un po' come vengono messe sullo sfondo questa memoria dei dissidenti, oggi viene relegata in secondo piano nello spazio pubblico. E quando in particolare si parla dei giovani, purtroppo sorgono delle domande. La gente non ne sa niente, quindi la gente si chiede: ma chi sono questi dissidenti? Da dove arrivano? Quanti erano? Godevano di un qualche sostegno, di una simpatia nella società, in cerchie più ampie delle loro? Che cosa volevano per il loro paese? Che finalità perseguivano? Era una protesta individuale o era un gruppo compatto di compagni ideali? Esiste un concetto di dissenso come tale? Hanno contribuito i dissidenti ad affrettare la perestroica? Approvavano le riforme iniziate negli anni 90 e in generale hanno avuto un qualche ruolo nella vita politica e sociale della Russia post-sovietica? Questa è solo una piccola parte degli interrogativi che sorgono su questo tema e non è facile dare delle domande, delle risposte univoche. Innanzitutto, da dove nasce il nome di dissidente? Cominciò ad apparire in effetti non in Russia, ma ci è venuto dall'Occidente, dai mass media dell'Occidente negli anni 70, in riferimento a quanti in forme diverse subivano repressioni in Unione Sovietica per il loro dissidente. All'interno del paese inizialmente questo nome dissidenti era pressoché ignorato, entrò molto gradualmente nell'uso corrente, fondamentalmente grazie ai programmi delle radio occidentali. Difficile stabilire chi e con quali criteri fosse annoverato tra i dissidenti, infatti non si parlava di un'organizzazione formalmente costituita e certamente non era un'associazione e non aveva assolutamente niente dell'opposizione politica. Parlando di dissidenti, si intendeva un consorzio, un gruppo sorto nell'ambito dell'intelligenza sovietica, principalmente nelle capitali delle varie repubbliche, e in primo luogo a Mosca e Leningrado, e che aveva delle posizioni, delle visioni molto eterogenee. Ho già parlato di questo il nostro relatore precedente, di questa varietà, di questa eterogeneità di posizioni. E all'inizio, nella seconda metà degli anni 60, si parlava soprattutto non di dissidenti, ma di diversamente pensanti, di persone che non condividevano, cioè moltissime cose che avvenivano nel paese. E solo quando dalla seconda metà degli anni 60 andò abbozzandosi una loro attività concreta, queste persone cominciarono a prendere il nome vero e proprio di dissidente. Tra questo tipo di attività, quella più in vista, quella più vistosa, era quella in difesa dei diritti umani, per cui a volte si dice dissidenti, difensori dei diritti umani, quasi parlando come usandoli come sinonimi, intendendo la stessa cosa, insomma. Del
mentre i difensori dei diritti umani erano un determinato gruppo, soltanto un certo gruppo all'interno del dissenso. E quello che distingueva i difensori dei diritti era il loro appello al potere a rispettare le norme della legislazione sovietica, gli articoli della Costituzione sovietica, la Dichiarazione dei diritti dell'uomo dell'ONU e poi gli accordi di Helsinki. Diritti umani e legalità divennero per essi la chiave per risolvere tutti i problemi sociali. Iniziative in difesa dei diritti umani sorsero principalmente a Mosca, ma esistevano gruppi anche di Leningrado, Kharkov, Odessa, Novosibirsk, Gorkia e in altre grandi città, ma questa era solo una parte, forse la più vistosa e precisa dei suoi obiettivi, del movimento del dissenso. Tra i dissidenti però c'erano persone anche molto diverse, delle più diverse professioni, che non avevano e non potevano avere in comune nessuna ideologia. Tra coloro che possiamo chiamare dissidenti c'erano persone di visione completamente opposte, non certo soltanto liberali occidentalisti, come si pensa oggi, c'erano anche sionisti, nazionalisti, attivisti religiosi e così via, cioè quelli che si battevano per la difesa dei diritti religiosi. Cioè, se vogliamo parlare di ciò che in qualche modo univa queste persone, era l'aderire a valori comuni, tra cui occupavano un posto importante la lotta per i diritti umani e la possibilità di esprimere a voce alta la propria opinione e la battaglia contro le repressioni politiche e l'espressione pubblica di tale posizione. E qui è importante dire che l'ambiente di cultura in cui nacque, prima ancora del dissenso, un pensiero diverso, fu l'intelligenza letteraria, artistica e scientifica degli anni 60. Proprio allora fece la sua comparsa la generazione più viva della storia russa della seconda metà del XX secolo, che venne appunto chiamata la generazione degli anni 60, noi potremmo dire sessantini. L'infanzia di questa generazione e il merito della perestroica è proprio di questa generazione, perché l'infanzia di questa generazione coincise con gli anni del grande terrore, della guerra. I suoi membri crebbero senza padri, morti nei lager staniani al fronte, a volte vennero chiamati figli del XX congresso del PUS, dove nel 1956 per la prima volta si parlò dei crimini di Stalin. La loro giovinezza trascorse sullo sfondo della battaglia di idee tra stalinisti e antistalinisti. Proprio loro avrebbero costituito nei decenni seguenti l'ossatura dell'intelligenza liberale. Sarebbero stati loro in seguito i lettori del Samizdat e del Tamizdat. Il forte interesse della generazione degli anni 60 per il tema del Gulag era nutrito dal desiderio di sapere non solo la verità storica sui terribili segreti di Stalin, ma di restituire la memoria dei padri marciti nelle segrete staliniane. Naturalmente anche in essi la lucidità di sguardo sul sistema comunista si fece largo lentamente, non certo tutti giunsero a respingerlo completamente. A differenza della generazione del 68 in Occidente, il luogo in cui poter esprimere la propria visione per i nostri sessantini non fu la politica, ma la letteratura e l'arte. Ma la cosa principale fu che dopo tanti anni di silenzio questa generazione riprese a parlare. Cominciarono a leggere a voce alta, pubblicamente, poesie, ad esempio la prima volta, come ben noto, sotto il monumento di Majakovskij, che è un monumento posto proprio alla fine degli anni 50. Proprio i giovani poeti furono il primo vessillo, simbolo di questa generazione. L'attività di questa generazione fu per la destalinizzazione della cultura, fu colossale, gradualmente cambiò la coscienza di massa della società colta, la rese più libera, umanistica. Nelle concezioni sociali al primo posto viene l'uomo, e questa è la cosa più importante. L'uomo, il suo destino, i suoi sentimenti, la sua psicologia e non la macchina dello Stato. Proprio da questa generazione provengono molti dei primi dissidenti. Quando dopo la caduta di Khrushchev divenne evidente che ormai sarebbe ritornato definitivamente il gelo, che il processo di destalinizzazione si era interrotto, da questo ambiente si cristallizzarono quanti si risolsero a portare avanti una protesta. Se osserviamo le biografie di noti dissidenti come Larissa Bogorazza, Elie Kavaliov, Lyudmila Alexeeva, Vladimir Lukovsky, Natalia Garbanevska,
e alla fine anche a Grisatro, vediamo che in qualche modo tutti appartenevano a questa generazione degli anni 60. Anche per atteggiamento nei confronti del proprio background, del proprio bagaglio culturale e letterario. Nel ventennio successivo, molti sessantini cercavano di cambiare il sistema dall'interno, operando all'interno di ambiti ufficiali e sotto santa censura, cercarono di renderlo più libero, di allentare i divieti posti al pensiero e alla parola. E l'importanza di queste attività, in primo luogo nell'ambito della letteratura, del cinema e dell'arte, fu grande, condusse in qualche modo, anche se a volte in modo ancora sotterraneo, all'umanizzazione e alla democratizzazione della società. Ma come ho già detto, in questo ambiente emersero persone che scelsero un'altra strada, la strada di una resistenza diretta, battendosi per l'indipendenza della società e della persona, in primo luogo per la propria indipendenza dal potere statale. Il potere rispondeva con repressioni, perquisizioni, interrogatori e arresti. Arseni Roginsky, dissidente, potente politico negli anni Ottanta, così ricordava la propria scelta, il cui punto di partenza era stata la protesta degli Otto sulla Piazza Rossa contro l'invasione della Cecoslovacchia da parte delle truppe sovietiche nel 68. Dice, ricordava il 25 agosto sulla Piazza Rossa, non gli atti dei capi, ma la cronaca degli avvenimenti correnti che cominciò a uscire nel 68, ecco quello che influì molto intensamente e realmente su di noi. Il 68 ci consiste a farci le domande di fondo. Come continuare a vivere? Si può fare qualcosa? Si deve fare qualcosa? Vale a dire, le domande legate al partecipare o al non partecipare e ancora, domande morali. Come mantenere il rispetto di sé e degli altri? Dove sono i confini dei compromessi? Ebbene, a queste domande ciascuno di noi, a modo suo, cercava di rispondere. Proprio nel 68 Sakharov diventa, si mette, ancora non sulla via della dissidenza, ma in qualche modo comincia a protestare, comincia a esprimere il suo disaccordo con il sistema. E adesso diciamo qualche parola su ciò in cui consisteva l'attività dei dissidenti. Erano le più diverse iniziative civili, culturali, religiose, collettive individuali, pubbliche e clandestine. Erano testi di proteste individuali e collettivi che rendevano di pubblico dominio fatti di repressioni politiche. Era dimostrazione organizzata da associazioni di difesa dei diritti umani, era partecipazione alla raccolta di informazioni sulle violazioni dei diritti umani, pubblicazione di bollettini di informazione attraverso il SAMIS, oppure, e infine, l'organizzazione dei aiuti materiali ai detenuti politici e loro famiglie. E quali obiettivi si ponevano i dissidenti? Questa domanda ha sempre suscitato discussione anche tra i dissidenti per varie cause. Predominava il rifiuto tra di loro di qualunque attività politica, non solo di violenza, la violenza come qualunque tipo rivoluzionario legato al sangue veniva assolutamente rifiutato, assolutamente, ma anche l'attività politica che veniva vista in un senso abbastanza ristretto. A suo tempo l'aveva detto Larissa Bogoraz, diceva la politica, nella politica non si può ficcare il naso, la politica è un campo appestato. E qui c'è una differenza tra quello che diceva Havel, ad esempio, quello che dicevano Patočka, perché c'era una incomprensione di che cosa potrebbe essere invece un'attività politica civica e che si può fare. Naturalmente attendersi negli anni 70-80 la realizzazione di questi obiettivi in una prospettiva storica immediata, certamente la società e l'osservanza dei diritti dell'uomo sembrava completamente utopistico, così come sperare che il potere cominciasse ad assicurare ai suoi cittadini perfino diritti e libertà previsti dalla Costituzione sovietica. Proprio per questo nel circolo del dissenso echeggiavano detti piuttosto amari, come un brindisi, come si dice adesso un meme, al successo della nostra causa disperata. E nelle sue memorie Sergei Kovalev riporta questo dialogo, una domanda. Ma su voi, su che cosa contate? Certo, il nostro impero è marcio, ma anche il nostro impero bizantino, pur essendo marcio, prima di cadere ha continuato a marcire per 300 anni. C'era la risposta dei dissidenti. Beh, 300 anni è una scadenza che mi andrebbe benissimo. Gli obiettivi che si ponevano i dissidenti potrebbero essere quindi formulati come un tentativo, nonostante tutto, di suggerire alla società l'idea della necessità dei cambiamenti, di liberarla dalla paura e dal mutismo. Il prezzo pagato
chiamare la libertà individuale. Il prezzo pagato da molti dissidenti era alto, condanne al lager, confino, all'emigrazione. E questo naturalmente era una cosa cui potevano risolversi solo pochi. E bisognava poi fare i conti anche con l'immagine dissidente che la propaganda sovietica inculcava nella politica sociale. Tu eri un agente della CIA, un antisovietico che diffondeva calunnie sul sistema sovietico. Quando salì al potere Gorbaciov, le organizzazioni del dissenso erano state in gran parte smantellate. L'ultima tragica perdita fu la morte nel lager di Anatoly Marchenko, dopo uno sciopero della fame per protesta, dal quale di fatto iniziò la liberazione dei detenuti politici. La perestroika ai suoi inizi fece emergere in prima fila i dissidenti, dal momento che solo queste persone avevano una reale esperienza di lotta contro il potere sovietico. Ovviamente i singoli poteri esponenti emersero, ma non come parte di una sua comunità, perché sostanzialmente essa non esisteva. E quando venne a mancare il nemico comune, cioè il potere sovietico, affiorarono anche le irriducibili contraddizioni, dal momento che tra i dissidenti c'erano persone di concezione completamente opposta. Forza motrice della perestroika non fu l'esiguo gruppo dei dissidenti, ma persone con nomi celebri, scrittori, giornalisti, poeti, sostanzialmente coloro che appartenevano alla generazione degli anni 60. Per le vie delle grandi città, le dimostrazioni in favore delle riforme democratiche partecipavano i loro lettori, i rappresentati della intelligenza locale. Nel periodo della perestroika, dall'ambiente del dissenso emersero quelli che si ponevano obiettivi politici. In primo luogo Andrei Sakharov, che nel 1987 Gorbaciov fece tornare al confine. Sakharov fece delle proposte politiche molto radicali sul cambiamento della struttura sociale, sul problema della libertà intellettuale, uno dei pochi che ha formulato anche delle tesi politiche e molto globali. Ha fatto delle proposte veramente molto radicali per il cambiamento della società e della struttura sociale. Ed era importante perché era la personalità più nota e convincente agli occhi della società. Per questo, quando la sua improvvisa morte nel dicembre 89 fu un'immensa perdita per tutte le forze democratiche. Non esisteva nessun altro che potesse diventare, come si diceva allora, l'Avel russo. E tra i pochi dissidenti che tentavano di risolvere importanti problemi sociali in senso lato politico, si possa citare Sergei Kovalyov, che voleva rendere l'Istituto della Difesa dei Diritti parte del sistema statale. Negli anni 90 divenne il primo delegato per i diritti umani della Federazione Russa. Oppure Semiradinsky si pose l'obiettivo di costituire un'organizzazione pubblica che si occupasse della storia e delle repressioni politiche. Oppure Lyudmila Alekseeva, tornata all'immigrazione, che ridette vita al gruppo moscovita di Helsinki, fondato dai difensori dei diritti umani nel 75. La fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, il breve periodo in cui, al posto della mitologia propagandista brezhneviana, ci fu una certa eroicizzazione e sopravvalutazione delle importanti dei dissidenti eroici combattenti contro il comunismo. A questa immagine si sostituì a quella della spia, dell'agente della CIA e così via. Ma tra il resto, in questo periodo bisogna dire che molti uomini del sistema si affrettarono a rifarsi la faccia, rifarsi la verginità del mondo, costruendosi a posteriore un eroico passato. Tuttavia, dalla seconda metà degli anni 90 la situazione cominciò a cambiare e la memoria dei dissidenti cominciò a essere messa in secondo piano nella cosa sociale. Cominciarono a uscire di scena quelli che ricordavano il ruolo dei dissidenti. La generazione degli anni 60 ricevette un duro colpo dalle dure condizioni della crisi economica degli anni 90. La cultura e la scienza cessarono di svolgere il ruolo così rilevante che avevano in passato nella storia sociale. E nella crescente nostalgia per la vita sovietica, i dissidenti sembrarono sempre meno eroi e sempre più estranei e distruttori. Non corrispondevano più all'epoca, ben presto cominciarono a sembrare antiquati e ridicoli. E quanto più la nostra società si sentiva delusa dalla democrazia, tanto più fuori luogo sembrava il dissenso. Tutto ciò che erodeva le salde strutture statali passò bruscamente di moda. In che modo viene recepita e sentita come attuale oggi la situazione del dissenso? Hanno fatto riferimento ad essere le proteste degli ultimi anni? È stata utile la sua esperienza storica? Che cosa è rimasto dell'attività dei dissidenti dell'epoca sovietica nella nostra memoria odierna
e magari le nostre prassi sociali, di quello che non è escluso può servire alle persone nelle attuali collisioni sociali e che cosa invece probabilmente è invecchiato per sotto l'età. E innanzitutto, in che misura è stata studiata la storia del movimento di dissenso? Non si può dire che non esistano per niente studiosi della resistenza civile nella tarda epoca sovietica. C'è tutta una serie di ricercatori che lavorano negli archivi delle sezioni moscovite e pietroburghesi di Pietroburgo. Ci sono collezioni di Stanislav, la biblioteca storica russa, l'archivio Sacrum, l'Istituto della Storia Aperta di Budapest, il Centro Studi Europei Europa Orientale di Brema e così via. Ma come dice Alexandre Agnel, l'esperienza del dissenso non è diventata parte della coscienza nazionale russa, se non altro nella misura in cui parte della coscienza nazionale divenne l'esperienza dei decabristi e dei partecipanti ad altri movimenti di liberazione nella Russia del XIX e inizio del XX secolo. Eppure, negli ultimi tempi, indubbiamente si avverte un crescente interesse per il movimento del dissenso, soprattutto tra i ricercatori più giovani e gli attivisti civici. Questo fenomeno si collega alla percezione del ruolo della donna nel dissenso, del dissenso nell'Europa orientale. La data che è stata scelta dai dissidenti, il 30 ottobre, il giorno del prigioniero politico, è stata in Russia e ogni anno diventa sempre più una data significativa, una data in cui vengono letti i nomi delle vittime delle repressioni politiche. Quest'anno le hanno lette in almeno 10 città in tutto il paese, in decine di città in tutto il paese, e questa azione simbolica, di questa azione simbolica noi siamo veramente debitori del fatto che questa data venne scelta dai dissidenti negli anni 70. Quest'anno, anno del centenario di Sacro, ha visto moltissimi film, moltissime mostre, moltissimi dibattiti, a cui hanno partecipato tutte le varie generazioni. Non è stata semplicemente una celebrazione così giubilare, ma è proprio una coscienza nuova della situazione che c'è. È la coscienza della sempre crescente violenza statale. Il fatto che lo Stato oggi impiega la violenza in modo forse più tremendo di quello di cui veniva impiegato contro i dissidenti all'epoca di Brezhnev. Oggi contro gli oppositori politici il potere usa qualunque mezzo, dalle false accuse usando degli articoli del diritto penale fino ad altri usi della tortura. E questa violenza si accompagna a una propaganda ben più aggressiva, che inventa figure di agenti stranieri prezzolati, nemici interni e quinte colonne. Insieme al culto della guerra è tornato Stalin, come se non ci fosse mai stato un suo mascheramento, non ci fossero mai state tutte le decine di testi di Stanislav che la gente leggeva negli anni 60-70. Tanto più nasce la necessità di basarsi sull'esperienza di varie forme di resistenza, soprattutto in una situazione forse analoga come percezione all'epoca brezhneviana, quando sembrava che non ci fosse da sperare il possibile cambiamento a breve. Però possiamo ricordare le parole di Andrei Sacharov, che negli anni 70, rispondendo a un giornalista straniero, disse che nei decenni a venire lui non si aspettava alcun cambiamento nel paese, ma aggiunse, dopo averci pensato, ma chissà, magari la talpa della storia sta scavando senza farsene accorgere. Grazie della vostra attenzione. Grazie di cuore, perché mi sembra che questa relazione sia non solo interessante per i contenuti, ma anche proprio per il metodo che proponi. Questa capacità di leggere dal punto di vista storico il fenomeno del dissenso, anche in un certo senso riconoscendone la varietà e anche demitizzandone alcune visioni, mi sembra che corrisponda perfettamente al titolo della nostra sessione, che era il recupero di una memoria che libera dall'autoreferenzialità nell'affrontare il presente. Perché oggi è proprio dall'ascolto reciproco tra chi custodisce la memoria della dissidenza e la novità di questi
giovani che stanno sperimentando essi stessi che cosa significhi guardare a una sempre maggiore pervasività del potere anche in una situazione così, così diversa. Ecco, questo mi sembra che sia veramente un aiuto per chiudere la sessione iniziale e lasciare anche lo spazio per qualche domanda. Abbiamo qualche minuto ancora. Abbiamo compiuto un ampio cammino, mi sembra. Siamo partiti dalla questione del perdono e dal tentativo di riconoscere al perdono un valore anche civile, anche potremmo dire strutturato in riferimento alla giustizia processuale, cosa che si è visto non è assolutamente semplice. Abbiamo poi anche avuto l'aiuto a riscoprire come fin dal tempi della rivoluzione, subito dopo la rivoluzione, si verificano già quelle possibilità di una evoluzione del pensiero, di un riconoscimento di quello che sta accadendo, ma anche di vie possibili per uscire dalla chiusura in cui le logiche necessarie della rivoluzione sembravano aver rinchiuso tutti. E poi abbiamo conosciuto anche questa esperienza di polis parallela, che in fondo è essa stessa un modo di poter stare dentro una realtà pesantemente segnata dalla mancanza di libertà, ma dove, ecco, si può cominciare lo stesso a vivere una libertà. Ecco, se qualche domanda anche da quanti sono in sala viene proposta, ecco, possiamo chiedere ai nostri. Prego. Volevo chiedere a Nicolai Eplé. Lui ha parlato del perdono come di un fenomeno personale e che però ha una ricaduta sociale. Il perdono, secondo quanto ha detto, va però richiesto, ci vuole il pentimento. A me sembra che nell'esperienza, per esempio, italiana, ma non solo, ci sono tanti ex terroristi irriducibili, tanti che hanno compiuto il male ma non si sono pentiti. Ho l'esempio di Giovanni Paolo II, che andò in prigione a trovare Ali Agca, il suo attentatore, che non aveva nessun desiderio di pentirsi, né mai si è pentito, ma il Papa lo ha perdonato lo stesso. Allora mi chiedo cosa, in questi casi che non sono infrequenti, come può funzionare il perdono? Che ricaduta ha? È insensato, inutile o serve lo stesso? Grazie. Grazie, sì. La domanda è se è possibile il perdono anche se da parte del colpevole non c'è una richiesta di perdono. Cerco di parlare non soltanto della dimensione personale, ma anche di quella sociopolitica, perché questa istituzione, la commissione che si occupa di questo perdono nella Sud Africa è l'esempio più famoso, è un fenomeno molto diffuso in vari paesi dell'Africa, Ruanda, Mozambico, dalla metà degli anni 90, e viene usato in questo senso il perdono invece di un processo, di un tribunale. L'esperienza che si è accumulata di testimonianze su questo processo ci fa vedere che questo perdono spesso è unilaterale e sorge il problema, perché questo perdono molto spesso diventa una conservazione del problema, il male non viene eliminato, prende nuove forme, nasce un'indignazione. Chi di fatto si trova costretto a perdonare, perché non può fare altrimenti, perché i colpevoli non vengono colpiti, in qualche modo non perdona veramente, è un'esperienza negativa. Effettivamente il perdono nella storia dell'umanità
per quanto possa sembrare strano, è un fenomeno che cambia. E quando noi parliamo del perdono sembra che noi parliamo di una cosa evidente, ma in realtà non è proprio così. Nell'antichità, l'antichità non conosceva il perdono nel senso cristiano. Il perdono cristiano è il perdono dell'Antico Testamento è una remissione del debito, un condono del debito. Nei padri il perdono è spesso una instaurazione di rapporti non personali, ma è una relazione molto spesso nei confronti di Dio. Il mio compito è quello di perdonare, perché se io mi ostino nel male e non perdono, io sono diviso dal male, sono diviso da Dio. Quindi è un quasi un problema, un rapporto tra me e Dio e non tanto con il mio prossimo. E non solo con, solo dal momento da Kant, cioè dal XVIII secolo, l'accento viene posto in modo serio sul perdono tra persone. E questa condizione per cui il colpevole deve chiedere perdono è una condizione importante. A me sembra, quando noi parliamo del perdono incondizionato, parliamo della tradizione millenaria, in particolare cristiana, ma questa categoria cambia e si sviluppa. E a me sembra che l'esperienza della soluzione dei problemi legati agli crimini di Stato mette sì l'accento sul problema interpersonale tra le due parti e deve per forza di cose essere bionivoco, cioè porre da un lato il perdono accordato della vittima, dall'altra parte portare le scuse, chiedere perdono da parte del colpevole, perché possa realmente instaurarsi un nuovo tipo di realtà, di volto della società. A me sembra che su questo aspetto il nostro XX secolo ha richiesto in particolare l'attenzione. Volevo fare una domanda a Irina Scerbakova. Lei ha parlato, descrivendo il gruppo degli inakomislieshi, del valore della persona e penso anche della stima reciproca fra pensieri, posizioni completamente diversi. Poi ha detto anche però che quando è venuto meno il nemico comune, questo non è bastato a mantenere la coesione. Quello che lei vede oggi nelle varie forme di resistenza, di opposizione, di volontariato fra i giovani, trova qualcosa di simile? Cioè una stima per la persona, una non violenza, e però, ancora una volta, è il nemico comune che li tiene insieme? Grazie della domanda. Non è così facile rispondere, perché effettivamente quanto più autoritario diventa il nostro regime, tanto più si trasforma in dittatura, tanto più il potere appare a molti, almeno per quelli che non sono d'accordo, esattamente questo stesso nemico comune. Questo può effettivamente può far pensare a una certa somiglianza. Perché per esempio quelli che scendevano in piazza per difendere Navalny non necessariamente condividevano le sue visioni o perlomeno quello che diceva alcuni anni fa, semplicemente scendevano in piazza per protestare contro la violenza nei suoi confronti. E così pure anche le cosiddette votazioni intelligenti, per cui alcuni hanno votato per i comunisti pur di non votare per i candidati del potere. Quindi è vero che c'è un nemico comune che in qualche modo galvanizza insieme, unisce insieme le persone. Quando cominciano terribili
la cosa veramente triste è quando cominciano queste dispute, queste discussioni, queste liti, si può dire, tra coloro che invece dovrebbero porre un'alternativa nuova. Quando c'è più libertà ci perdiamo in polemiche tra di noi, quando invece il potere diventa veramente così forte e violento, tutti convogliano le proprie forze per fare fronte comune contro il nemico. Un luogo molto importante è il network. E noi purtroppo vediamo molto spesso anche sul network delle terribili lite di verbi, anche che arrivano allo scandalo. Non direi che questo è l'eredità del dissenso. Io quello che ho visto anche tra i dissidenti, anche quando c'erano delle vivace, feroce discussioni, c'era comunque un atteggiamento di rispetto nei confronti dell'altro e della sua posizione. Oggi purtroppo, al di là del fronte comune che si fa, vediamo delle polemiche, degli scandali terribili che sono veramente vergognose, in cui si perde veramente il senso della dignità della persona. Ecco, purtroppo questo rispetto dell'altro, questo di sacralità quasi dell'altro è quello che manca. Questa violenza che oggi c'è anche negli oppositori del regime è un fenomeno molto pericoloso e molto triste. Non so se ho risposto, d'altra parte è una domanda molto vasta a cui si potrebbe rispondere, ma se vogliamo dirla così in breve, in modo conciso, direi così. Grazie molto, soprattutto perché questa risposta mi sembra ci aiuti a preparare anche la sessione di domani, perché se la parola chiave di questa sera era memoria come appunto riconoscimento di un passato che ti libera dalla autoreferenzialità, la parola chiave di domani sarà dialogo al mattino. Dialogo proprio come metodo, perché quando la memoria ti aiuta a pensare per il presente una possibilità diversa, questo non implica immediatamente che questo sia visto da tutti e sia condiviso da tutti. Allora, lo strumento del dialogo vedremo domani come diventa lo strumento più fecondo perché una memoria liberata possa agire nel presente, appunto attraverso un metodo che è quello del dialogo. Quindi io direi che possiamo davvero ringraziare di cuore tutti i presenti, tanto in persona quanto in collegamento. Purtroppo la prima parte della nostra serata ha avuto qualche problema di trasmissione in streaming, ma confidiamo che domattina invece tutto sarà più liscio e che l'intera sessione di questa sera, che è stata comunque registrata, potrà sostituire su YouTube il filmato un po' monco che viene dalla diretta. Grazie a tutti, grazie di cuore per la vostra presenza. Appuntamento domani mattina alle ore 10. Ringraziamo la nostra traduttrice Giovanna Maravigliani. Giovanna, sì, va bene, ci anche tutto il servizio del centro culturale. Grazie. Grazie.